Bentrovati su Zone d'Ombra. Oggi sondiamo un mistero, un enigma che è rimasto irrisolto per più di 100 anni, la scomparsa dei tre guardiani del faro delle isole Flannan. Alcuni di voi ne avranno già sentito parlare e io ho visto anche un film su questo argomento, ma ne sono sempre stata talmente affascinata che non potevo non farci su un video. Quindi, come dico spesso io, mettetevi comodi sul divano, preparate degli snack, spegnete la luce e cominciamo. Siamo nelle isole Flannan, al largo della costa scozzese, più precisamente sull'isola remota di Éilean Mór. La data è quella del 26 dicembre 1900. Qui, e in questo giorno, si è svolto l'episodio che ha generato un enigma che a più di un secolo di distanza rimane irrisolto, circondato da teorie inquietanti e da sinistre supposizioni. Il faro di Éilean Mór, costruito per guidare le navi attraverso le acque pericolose al largo della costa occidentale scozzese, si ergeva solitario su un'isola desolata, battuta incessantemente dai venti gelidi dell'Atlantico, ed era sotto la sorveglianza di tre guardiani, li vedete adesso nella foto: Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. La vita dei guardiani di faro era dura e anche isolata, ma nulla avrebbe potuto preparare il mondo alla scoperta fatta il 26 dicembre del 1900. Quando la nave di rifornimento Hesperus approdò sull'isola quel giorno, fu subito chiaro che qualcosa non andava. Nessuno dei tre guardiani si fece vivo per ricevere la nave, un comportamento in realtà inusuale perché la routine prevedeva che almeno uno di loro fosse sempre presente per segnalare l'arrivo delle provviste. Più preoccupante ancora, il faro era spento e sappiamo che in mare aperto una luce mancata poteva significare morte certa per le navi di passaggio. Gli uomini dell'Hesperus decisero di esplorare l'isola. Man mano che salivano lungo le scale molto scoscese che portavano al faro, un silenzio innaturale li avvolse. Non vi era alcun segno di vita, nemmeno i gabbiani sembravano volare in alto nel cielo sopra di loro, come se anche la natura avesse avvertito qualcosa di sinistro. Quando entrarono nel faro, trovarono una scena che avrebbe alimentato le leggende per decenni. I resti di un pasto lasciato incompiuto, una sedia rovesciata e un orologio fermo. Due dei tre impermeabili mancavano, suggerendo che due dei guardiani avessero lasciato la struttura durante una tempesta. Ma il terzo impermeabile era ancora lì. Perché MacArthur, si pensava fosse lui il più impetuoso del gruppo, sarebbe rimasto all'interno della struttura, vestito in modo inadeguato per uscire all'esterno in condizioni così avverse. A peggiorare la situazione c'erano i registri del faro, che contenevano annotazioni che suscitavano un crescente senso di angoscia. Marshall, il secondo guardiano, aveva scritto che tra il 12 e il 13 dicembre l'isola era stata colpita da una tempesta di una violenza mai vista. L'uomo, che non era solito esprimere le sue emozioni, era una persona molto fredda, riportava come lui e i suoi colleghi fossero terrorizzati, tanto da pregare per la propria vita. E questo era un dettaglio sorprendente perché nessun'altra nave nell'area aveva segnalato condizioni meteo estreme in quei giorni.
Il 15 dicembre l'ultima annotazione diceva semplicemente: la tempesta è finita, il mare è calmo, Dio è sopra ogni cosa. Un silenzio agghiacciante che sembrava presagire qualcosa di sinistro, come se i guardiani avessero percepito una presenza invisibile che si avvicinava. Perché e come scomparvero? Le ipotesi sono state tante e abbondano tutt'oggi, ma nessuna riesce ad offrire una risposta definitiva. Una delle teorie più comunemente accettate è che i tre uomini fossero stati travolti da un'onda anomala mentre tentavano di mettere al sicuro le attrezzature del faro. L'idea che una singola onda possa aver cancellato tre uomini adulti e robusti, oltre che esperti, senza lasciare alcuna traccia, però è difficile da accettare. Eppure, nessuno dei loro corpi è mai stato ritrovato e questo ha alimentato speculazioni ancora più sinistre. Alcuni pensano che uno dei guardiani possa essere stato colpito da una follia improvvisa, uccidendo in questo modo i compagni prima di togliersi la vita lui stesso gettandosi in mare. Tuttavia, non c'erano segni di lotta o violenza all'interno del faro. Altri ancora ipotizzano l'intervento di forze soprannaturali e qui entriamo nel settore di zone d'ombra. Le isole Flannan, già avvolte nel mito, erano state a lungo considerate un luogo maledetto, abitato da spiriti oppure da creature marine. Le storie di ombre che si muovono tra le rocce oppure di strane voci portate dal vento non erano infatti insolite per i marinai di passaggio e riguardavano tutte le isole Flannan. Una delle teorie più bizzarre, poi, parla di rapimenti alieni. All'inizio del XX secolo, con il crescente fascino per lo sconosciuto e anche con l'arrivo delle prime storie riguardanti gli avvistamenti UFO, alcuni hanno ipotizzato che i tre uomini siano stati rapiti semplicemente da esseri extraterrestri. Questa teoria, per quanto improbabile, però trova terreno fertile nell'incapacità effettiva di riuscire a trovare una spiegazione razionale alla sparizione dei tre guardiani. Ma il mistero non finisce qui. Nelle settimane seguenti la scomparsa, alcuni pescatori che si trovavano a poca distanza dall'isola riferirono di aver visto strane luci che brillavano sul faro, come se qualcuno o qualcosa stesse tentando di riattivarlo. Nessuno poteva essere presente lì, però le luci continuavano ad apparire, alimentando ancora di più l'atmosfera spettrale che circondava Ilhan Mór. Nonostante le indagini ufficiali, il mistero della scomparsa dei guardiani del faro delle isole Flannan rimase un enigma. Nessuna delle teorie razionali oppure soprannaturali ha mai spiegato pienamente cosa sia realmente accaduto su quella piccola isola battuta dal vento. E questo nonostante le tante indagini fatte nell'immediato e poi ancora nel tempo. Come un cupo monito, il faro, oggi automatizzato fortunatamente e abbandonato da qualsiasi presenza umana, continua a svettare sopra il mare, lasciando l'isola delle Flannan nel suo silenzio spettrale. Questo è un enigma affascinante, troppo affascinante perché a qualche sceneggiatore non saltasse in mente di realizzarci sopra un film. E così infatti è stato. Il mistero della scomparsa dei guardiani del faro delle isole Flannan ha ispirato il film del 2018 The Vanishing, noto anche come Keepers. Diretto da Christopher Nylon, il film è una drammatizzazione immaginaria basata sulla vicenda reale. E sebbene sia ispirato alla scomparsa dei tre guardiani del 1900, il film costruisce una storia che mescola thriller psicologico e horror, esplorando una versione più oscura e, se possibile, ancora più violenta degli eventi. Nel film, i tre protagonisti arrivano sull'isola per il loro turno di lavoro al faro. Tuttavia, presto si imbattono in una misteriosa cassa che contiene dell'oro, scatenando in questo modo una serie di eventi violenti.
La scoperta della cassa e l'arrivo di individui pericolosi sull'isola portano alla progressiva discesa nella paranoia e nella follia dei personaggi, che si trovano a confrontarsi con il sospetto reciproco e il terrore crescente. Si tratta di un film che enfatizza il senso di isolamento e la natura ostile dell'ambiente. I temi della solitudine e della pressione psicologica qui giocano davvero un ruolo centrale, rappresentando una versione più drammatica della tensione che i guardiani del faro potevano in realtà aver vissuto. Le interazioni fra questi tre uomini, che inizialmente erano amichevoli, parlo sempre del film, si deteriorano rapidamente, alimentate dalla paura e dalla crescente sfiducia che provavano l'uno nell'altro. Sebbene The Vanishing non segua alla lettera le possibili spiegazioni razionali o soprannaturali per la scomparsa, quelle di cui abbiamo parlato prima, il film tuttavia esplora la vulnerabilità umana di fronte a eventi inaspettati e violenti. In questo caso è la scoperta dell'oro e la bramosia che ne deriva a portare alla distruzione, letteralmente, dei personaggi. The Vanishing, in pratica, offre un'interpretazione cupa e claustrofobica del mistero delle isole Flannan, mantenendo l'atmosfera di incertezza e disperazione che in realtà circonda il vero caso, che a mio parere, lo ripeto, è altrettanto enigmatico. Ma ora sono curiosa di sapere voi cosa ne pensate. Perché e come i tre guardiani sono spariti? A causa di una tempesta? Qualcuno di loro ha dato i numeri, cosa probabile dato l'isolamento a cui erano sottoposti, e ha quindi ucciso i suoi colleghi? Oppure pensate che ci possa essere stato davvero un intervento extraterrestre? Fatemelo sapere nei commenti, lo sapete che io li leggo sempre e vi rispondo anche sempre quando riesco. Intanto, se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale di Zone d'Ombra e anche a cliccare la campanellina per non perdervi i prossimi video. E già che ci siamo, lasciatemi un like, che è sempre super gradito e aiuta davvero tanto il canale a crescere. Noi invece ci vediamo alla prossima.